Bentrovati amici. Rieccoci. Siamo tornati. Quanto tempo?
Eccoci qui. Salve, sono asociale. Martina è asociale, come mai? Vergogna. Da quanto tempo? Come va? Come va? Come state? Che si dice oggi? Oggi. Madonna! Ma sei scemo? È anche rientrato. Madonna. Forse non avrei dovuto, Raff. Grazie. Salve. Salve. Salve, amici moderatori. Spero per te, Matt. Non per noi. Mi sale la rabbia solo a leggere quel nome. No, ti prego. No, ti prego, non ne voglio sapere niente. Non ne voglio. Comunque mi aveva proposto un viaggio 566 euro in due a Londra dal 26 al 31. Sarebbe stato fighissimo, ma non me la sento. Non me la sento perché... Ho il problema della tesi, devo tradurre l'introduzione, devo impararla. Io praticamente... Ma dal 26 al 31 dicembre? Sì. Breve. Non ci sarei andata super volentieri, però... Non ce la posso fare. Eccoci qui. C'era pure la cosa, pure la valigia già inclusa. Era proprio un viaggio super easy, già organizzato, già fatto tutto. L'ha tirato fuori. Perché un'amica sua non ci può andare, quindi sta sbolognando i biglietti. Però io a ridosso della tesi non... Volevo andare a Tallinn. Cos'è? Vedere i mercatini di Natale. Cos'è Tallinn? Sarà uno di quei paesi nordici che hanno i mercatini fantastici di Natale. Allora, come si mette adesso il DLC? Se tu ci pensi, io parlo. Vabbè. No, stavo dicendo che mi è dispiace un sacco aver letto di no, ma stavamo organizzando per andare 2 o 3 giorni fuori per il nostro anniversario. Un po' malvagio andare. No, ma infatti gliel'ho detto, guarda, abbiamo annullato pure quello a Sarteano, che è a 2 ore e mezza da qui. Sarteano. Figurati se me la sento di fare una cosa del genere. Dare delle storie, pensa un po' la mia conoscenza pure, della roba geografia. Baltica, quindi dovrebbe quasi riguardarmi. Storicamente, quanto... Potremmo chiamarla Talon. Talli. Ah. C'è un libro di Aksakov. Il biglietto stellato si chiama, e praticamente il protagonista se ne va in Estonia. Il protagonista se ne va in Estonia per... Sì, chiaramente, cioè Novgorod, Novgorod è tutta la mia vita. A questi che dicono? Sì, Novgorod. Quella della cultura vera. È più bella Leningrado, secondo me. Entrambe, a parte che sei un tradizionalista. Non ti devi vergognare. E poi no. Stalingrado. È sempre la stessa. Sono sempre lì. O niente. Tipo Kirpurk. Allora, vai, bonus Le Ombre di Rose. Gioca Le Ombre di Rose. È proprio una cosa a parte, un menu a parte, bellissimo. Molto bello. Nuova partita. Facile, normale, difficile. Normale. Consigliata a chi è familiare con le atmosfere di Resident Evil. Facile. Consigliata ai giocatori meno esperti. Ti tratteremo con cura. Estrema.
Rimpiangerai di aver scelto questo. Ma tra l'altro mi fa ridere. Rimpiangerai di aver scelto questo. Mi fa ridere che c'è facile, normale, estrema. Ma difficile? Si passa da un estremo. O muori o non muori, ok. Va bene, normale. Chiamo questo. Ok. Sorry I'm late. It's okay. I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his Hound Wolf squad through. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously, that's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean, are they still treating me like a freak? Hey! Uh-uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am. That's why I keep my distance from everybody at school. If they knew what I really was... Yeah. So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? But, hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. What if there were a way to get rid of your powers? And get rid of them in a heartbeat. All right, well, I think there's something I need to show you. You already know about Miranda and the mutamycete, how she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Exactly. What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. However, I think I have an idea where we Oddio, can find ci rimandano in Romania. Let's do it. Let's find it. Where is 100%. It? 100%. In there. What? That's a fragment of the megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean enter its consciousness? Okay, so you, your deep connection will allow you to explore the information within. That sounds crazy. You sound crazy. Yes, 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 Rose, but not dangerous, right? Think of it just like walking through somebody else's memories. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have Perché to lose? La costringe a fare questa... How do I even do this? Shit, I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Fine. What the hell? E lui è un pezzo di merda. Matt, stavo pensando proprio la stessa cosa.
I'm still here. Esattamente la stessa cosa. Kay? Da prima. Where are you? Kay? This isn't right. Prova il cristallo purificante. Mi sa che non Subito. Siamo tornati nella realtà, sai? No. Sembra la stessa stanza, ma in un... Comunque in una... In un piano temporale diverso. No! Dio, che paura. Secondo le ricerche di Miranda, il Mega Micete conserva i ricordi delle persone che entrano in contatto con la sua area di influenza, assorbendoli nella sua immensa coscienza. In base ai nostri precedenti incontri con la muffa, sappiamo inoltre che le persone contaminate dal mutamicete sono connesse tramite una sorta di rete della muffa. Partendo da queste informazioni, possiamo supporre che i soggetti che possiedono una grande affinità col mutamicete dovrebbero essere in grado di usare questa rete per connettersi ai ricordi dei defunti conservati all'interno del Mega Micete. Dovrebbe essere possibile verificare questa teoria utilizzando il campione di Mega Micete che abbiamo raccolto 16 anni fa. Per farlo abbiamo bisogno di un soggetto adatto che abbia una comprovata connessione con la muffa. Purtroppo le regole della nostra organizzazione ci impediscono di contattare direttamente civili che sono infettati dal mutamicete. I motivi etici che stanno dietro questa decisione sono certamente comprensibili, ma ciò rende impossibile confermare la nostra teoria. Mi addolora pensare a quanti benefici l'umanità potrebbe trarre dalla preservazione e indicizzazione delle coscienze. Sarebbe possibile preservare o recuperare i frutti delle più grandi menti. Forse potrei riuscire a trovare una scappatoia. Questo è il gioco, quello là dell'ascensore. Fobia. Sì. Ti ricordi che c'era questa cosa? Avere tutto in comune. E poi questa storia della rete neurale del mutamicete è quello che succedeva nel 7 quando Ethan incontra i ricordi, diciamo, di Jack e della famiglia, no? Che gli parlano, gli dicono come stanno le cose. Nient'altro. Wait. What? Eh beh, chiaramente non è la realtà. Direi che l'abbiamo capito. Buonanotte, Raffone! Buonanotte, buonanotte! Grazie per averci fatto compagnia. E ci si vede alla prossima, allora. Buonanotte. Esplora i dintorni. Laboratorio. Laboratoire Vichy. Eccoci qui. Ah, io ho un diario però. Attenzione. Il cristallo purificante. K mi ha parlato di un cristallo purificante, con cui sarà finalmente possibile liberarmi di questi poteri schifo. Ha detto che dovrei riuscire a scoprire qualcosa nella coscienza di questa roba che viene dal Mega Micete. Forse devo cercare tra i ricordi di Miranda? Non ho idea di come funzioni tutto questo, ma non è pericoloso. Devo provarci. Documenti. Ok. I documenti sono pari quello che hai letto? Sì. Ma ora siamo nel sotterraneo... In teoria siamo, sì, nel sotterraneo del castello. Di quello di... Della residenza. Mitresk. Se non mi sbrigo sarò la prossima. Mi serve quel cristallo. Chi sei? Palesati.
documenti disegna di rosso se non li leggi? No, i documenti purtroppo non li considero oggetti, è una cosa terribile questa. Oh oh. So gross. What is this? È un accento strano. Yeah? In inglese lei ha un accento strano. Yeah? Pronuncia alcune parole strane. Gross non è normale, cioè qualcosa che non va. Let me out. Che gross? Qual è il problema? Ma non con la O così. Vabbè, c'è la aperta che c'è la chiusa. Però è un accento strano. Lo dico. Apro. Is someone there? Dangerous here. What is? Why? Hang tight. I'm gonna see if I can find a key. L'ho preso, non puoi andare più. Yeah. Prova le chiavi della cella. Vuoi vedere che è lei? Sembra lei dalla voce. Io pensavo fosse una delle figlie. Del Cina? Perché che collegamento dovrebbe essere? Perché proprio le figlie del Cina? Siamo nel basement della Dimitrescu. Forse è un altro esperimento di cosa è andato male. Di Miranda che cercava di far ricicciare Eva. Avremo delle armi o combatteremo con i nostri? Domanda. C'è un gancio. Perché mi fa interagire con un gancio, scusami. Dipende. Appendo con il collo. Ancora col essere. Ah no, è solo un disturbo ossessivo compulsivo. Madonna che bella quella serie, guarda, è incredibile, parla di... Oh, lì c'è scritto Rose. Ma è cambiata la stanza? No. No. Era destinata a me? Wes. That's my name. E c'è questa serie che parla di questo tipo che praticamente ha perso la moglie con lo scoppio di un'autobomba e non si capisce perché. Perché è esplosa un'autobomba? No, non si capisce perché ci fosse un'autobomba sulla macchina della moglie. Ah. Cioè, era qualcuno, l'hai visto, ho visto, eh? L'ombra, ho visto. Mi sono l'ombra. Cagata in mano. Ho visto un'ombra. E questo qua praticamente viene, sviluppa questo coso ossessivo compulsivo, questo disturbo ossessivo compulsivo, e si deve far affiancare da un'infermiera che si chiama Sharona, è troppo figa. No, non figa nel senso figa, cioè è pure una bella donna, però insomma, figa come personaggio. E niente, praticamente la trama... Niente. Perché ci metti stampe dentro? Hanno il tutorial. Mi so. Fight. Oh. Ah, solo se ci cammino dentro? Chiave della cella. Vecchia chiave arrugginita. Molto usurata. La targhetta non c'è niente. Guarda l'emblema, il simbolo. Non è Darth Vader? Ma forse è simile. È un pic. Ricordi la chiave quella per aprire le cancellate? Quella che dicevo che era di Darth Vader. Porto. Quindi c'è questo filone principale in cui devono scoprire perché cosa è successo alla moglie e perché è scoppiata praticamente. E lui continua però nel frattempo a collaborare con la polizia come consulente esterno e a risolvere un botto di casi. Ma è super carino. Oggi non l'ho visto purtroppo perché ho dovuto studiare come una pazza. Però niente.
Ah, oh, sto pensando, possiamo rivedere la puntata. No, no, è Monk si chiama. Monk si chiama. Lo fanno su Rete 4. Le carcasse dei coniglietti possono diventare delle vere opere d'arte. La decomposizione non è un problema. Nota, un filo di trucco le farà sembrare più vive. Siamo stupidi? Che succede? Danza, trattamenti. No, no. Io e mamma abbiamo sempre avuto questa tradizione di vedere che cosa c'è più o meno a quell'ora su Rete 4. E ora che ha cambiato orario di lavoro, tendenzialmente... mo vabbè, a parte oggi e domani, perché fa più ore. Abbiamo la tradizione di vederci più o meno, perché più o meno in quell'ora riusciamo entrambi a liberarci da qualsiasi altro problema. E quindi prima c'era la signora in giallo, poi c'è stato per un periodo Castle, che facevano in orario diverso, poi vabbè, hanno cambiato. E poi ora c'è questo Monk. Può camminarci dentro? È di là, sei sicuro? No. Non è questa la storia. Dai, siamo arrivati. Infarfugliato. Il momento della rivelazione. È molto orroroso questo DLC. Oh, il fatto che lei è nel subconscio, possono fare il cazzo che gli pare. Vedi che sono le tre sorelle? Quelle erano le tre, eh? Yeah. Yeah. Thanks. Thank you. That was a fuck, man. Hai visto che era lei? Just like me. Bravo. Io ho dei problemi con le voci e con le facce. Who are you? I'm Rose. What's going on here? Must keep moving. Too dangerous here. Lei è Rose, noi non siamo Rose. Se lei è Rose, noi siamo Eva, amico mio. Guardate, È più probabile che noi siamo Rose e lei sia Eva. No, lei è Rose. Se lei dice che lei è Rose, lei che è Rose. Dire? Non vuol dire niente che lei dice che lei è Rose. Lei è Rose, noi siamo Eva, te lo dico io. L'avevo già detto. L'avevo già detto. Mi ero già spoilerata tutto. È vero? No. L'hai già visto? No. Con la mia intelligenza. Il mio intelletto, eccolo qui. Dammi retta, lei è Rose. No. E questa è Eva. 100% è così. Quanto dura questo DLC? Oh. Io ho visto Mark Layer, non ho visto di quante puntate, di quanti minuti l'ha fatte, però ho visto che ha fatto tipo 6-7 puntate. Scusa, ti devo dare una mano. Poverino. Non ci riesco. Help. Dopo là la guardavo, dico, ma che fa? Sono scomoda su tutto, mi fa male tutto, mi fa... Hey, wait, 42 minuti di rinfitto e mi hanno devastata completamente. No, io non sono d'accordo, per me non è l'altra la vera Rose. Avrebbe senso. 100%, 100%, quella è Rose e tu sei Eva. No. Massimo può essere il contrario. Paura, mo ci fa prendere lo spauracchio del buco. Dov'è? Che fine ha fatto? Signora? Eccolo. Oppure è un inganno della cadrega, eh? Potrebbe essere. Che è successo? What the fuck? Sono tutte rose. Oh. Sono le varie parti di se stessa.
Narrativamente parlando è più logico che sia come diciamo io, Ward. Però mo ce n'è un'altra, no, di Rose, quindi allora, niente. Allora, sarebbe logico come dite voi se lei avesse un vuoto di memoria. Solo in quel caso, perché non sa di essere Ma era troppo piccola. Ma in questo caso c'è un continuum troppo continuum per poter però essere, sai perché avrebbe senso? Mo vabbè, palesemente no, perché ce n'è un'altra ancora, quindi non è così chiaramente. Però avrebbe avuto senso più che altro per il fatto che lei è sempre stata chiamata Rose e non si sa se veramente è entrata Eva in lei, capito? E l'altra Rose è necessariamente Evelyn, Rose, cioè, perché... Evelyn. No, che cazzo c'entra Evelyn? Ho detto che era Evelyn. No, Eva. Ah, Eva, Eva. Eva. Porca Eva. Chiaramente non è così perché ce ne sono altre. Però se Eva l'avessero sempre chiamata Rose, Rose, che quella vera sapeva di essere Rose perché solo quella aveva, capito? No, ti vedi? Ero intento a vedere lei che faceva... Madonnava. Guarda come twitcha là sotto, tra l'altro. Aiuto. E dicevo, lei poteva essere Eva, uscita nel mondo reale, che poi hanno continuato sempre a chiamare Rose perché chiaramente Mia l'ha chiamata Rose pensando che fosse Rose. Può essere ancora così, eh? Aspetta, però, invece l'altra doveva essere necessariamente Rose perché è rimasta... È la parte interna, capito? Capito, è rimasta solo lei e solo lei poteva essere. No, ho capito il discorso. Manco in Beautiful, veramente. Hey, are you listening to me? Però chiaramente non è così perché ce ne sono 6 miliardi, quindi c'è qualcosa che non va. Interagisco. Ci manca la leva. Manca la leva. Si vedeva. Manca qualcosa, amica mia. La leva, amica mia. Celle. Posso avere un'arma? Bisogno della leva al più presto. Devo andare più. È come se lei avesse fatto questa cosa 6.000 volte e fosse rimasta sempre incastrata in questo... In questo mondo di ladri. In questo mondo in generale. No! Devo andare lì. Mi torna sull'insalata come se avessi mangiato chissà che cosa. Guarda, è incredibile. Io ho un problema veramente serio con l'insalata. Questo è perché l'ho masticata troppo, forse. Non lo so. È una di quelle porte bastarde. Tipo la verdura. No, la verdura è incredibile, Matt. È uno dei miei alimenti preferiti. Beh, se non gli piace. Scusa, Non puoi farmi questo, non Matt. Mi piace, ti non prego. Mi piace. Ti prego, non dirmi così. No, Matt, bannato. Non ti piace la verdura. Buonissimo. Il problema è l'insalata. L'insalata non ha senso di esistere. E poi io dico così perché rosico, perché non riesco a mangiarla, ma in realtà mi piace. La trovo pure super buona, poi quella con la rucola mi piace in modo particolare. Però... Fai bene, Matt, fai bene. Senti questi persi. Sono tutte piccole rose. Madonna. Terribile. È una merda, eh. So many bodies. Sono tutti te, tra l'altro. Cioè, infatti, so many buddies, ma... Cioè, la cosa più terribile è che sono tutti come te. Come sono tu? Questa. Sono tutti così. Ma chissà dov'è il nostro vero corpo? Fate ninne, no? Capito? Ci avrà messo almeno su una sedia quello stronzo. Vediamo. Sei pazzo! No, non hai fatto niente, Ami. Non hai fatto nulla. Non hai fatto niente. Gli hai respirato addosso. È questo il motivo per averla uccisa? Grossa leva. Serve ad aprire il cancello nei sotterranei. E per un grosso cancello serve... Una grossa chiave. La leva. Ah, shortcut. Scusa, ma dove si saliva sopra allora? Come? Dove si saliva sopra? Non lo so. Vai. Ora ci vado.
Veramente ci interrompo. Ecco qua, te l'ho detto. Ah, chiuso. Quindi sono e obbligato. Se fossimo andati subito avanti? Troppe domande. No, era semplicemente collegato. Probabilmente avrei fatto il giro. Ma che vuole questa? Ma fai qualcosa, Rose, poverina. Mi ha ciucciato l'anima tipo Voldemort. È un dissennatore. Ah, è vero, è un dissennatore. No, ho sbagliato, scusate. Voldemort ciuccia altre cose. Oh, madonna mia. Ma la vera domanda è perché loro erano vestite tutte da un signore paesane. Ah, vedi che abbiamo i poteri, te l'ho detto io. Guarda che figo, tra l'altro. La regina della muffa, amico mio. Tu sei fatto di me, praticamente. Ma che vuoi? Secondo me lei ha sputati... Ma devo correre, però. Oh, no! Fuggi dai mostri. Devi mettere la leva. Ragione. Lei ha sputati i poteri di Miranda, te lo dico io. Ma io dovrei essere molto più potente di Miranda. Giorgio Tondo? Si sta aprendo, piano piano. Non mi posso... Madonna, che paura che mi sono messo. Ne spuntano, altri. Vai. Vai lo slaloms. Corri, corri. Guarda che figo. E dai, questa è quella zona là, no? Siamo tra quei bracieri. È un po' una ricostruzione strana proprio. È un po' fottuta, però... Dai, sparaflescia lì. Oh, mamma mia. Molto confusa. Schifo. Cappotto di papà, maledetti. Questa parte? Di là, eh? Era di là, eh? Era di là, eh? Oh, madonna. Che incubo. Tre volte che un personaggio struscia così. Striscia così mi viene il vomito. Come mai? Perché penso a quanto si sporcano i vestiti. Botto, guarda che roba. Che merda. Bene. Sarà il padre? Praticamente pure lui è collegato al cosa. Un nemico. Adesso si inchina e lo programmano regina. Sì, palesemente nella residenza della Dimitrescu. Vattene adesso. Vattene finché puoi. Not until I get this out of my body. There's a crystal here that will remove the mold. I need to find it. And I'm not leaving until I do. Troppo pericoloso. Who are you? My guardian angel? Certo. Do you have a name? If you're an angel, then Gabriel, Michael, non so, non la sta perculando. Ok. Michael. What now? Pericoloso qui. Via. C'è la stampante. La stampante. Esplori dintorni. Guarda, questo è il classico esemplare di stampante. La stampante antica. Potete trovarla tutti i musei d'arte contemporanea. Sbagliato, ragazzi. Sono stanca, vi prego. Sopportate.
Michael. Distrutta. Ho incontrato delle ragazze identiche a me, ma sono state tutte uccise da strane creature che aspirano la faccia. E dire che non doveva esserci nulla di pericoloso. Grazie al cielo un'entità chiamata Michael mi ha salvata. Non ho idea di cosa sia, ma almeno non sta cercando di uccidermi. Una stampante 3D. È chiaramente una stampante 3D. Perché vi giuro, se mi prendete in giro un altro po' piango. MRX. No. Non sono pronta, vi giuro. Salotto. Mi viene da piangere per la stanchezza, ragazzi. Sono proprio arrivata completamente. La stampante 3D. RX, non ce la faccio. Veramente. Sono super felice che abbiano deciso di ambientare il DLC a Villa Dimitrescu, perché è bellissima. Sì, sarebbe stato... Però ci sia anche al Cina. Un peccato se fosse stata ambientata da Moro, per dirti. Al Cina moddata con la sottoveste. Guarda quanto sei un pervertito proprio, guarda. L'hai vista? No. Non l'hai vista la mod? Perché vai a vederla? Non è giusto che tu l'abbia vista e io no. Sicuramente lo hanno fatto per risparmiare sulla... No, assolutamente. Metto, questa è un'illazione, te lo dico. È aperto. Come cerco? Al Cina? Metti Al Cina Underwear. Mod underwear. La funzionalità safe search è disattivata. Potresti vedere nudità. Hai messo Al Cina Dimitrescu? Se no ti fai, c'è una pornostar che si chiama Al Cina. No, sai che cosa mi è uscito? Delle mutande. Ho fatti gli affari tuoi. La lingerie. Qual è? Sì. Sono tutte non male, ma questa è di un altro livello. Questa. Tutte, ma... Disco. Non sono queste? Ma questa? Dillo che è un modo per guardare tutto. No, non lo è. Hai detto. È l'effetto Pac-Man. Guarda Moro vestito dal Cina. Schifo. Sono incredibilmente onorato per aver ricevuto un incarico di tale importanza. L'abisso liquido che mi ha fornito ha delle proprietà straordinarie. È ovviamente di grande utilità ai miei cani da caccia, aiutandoli mentre inseguono la nostra preda. Inoltre funziona a meraviglia per rallentare e bloccare i coniglietti. Ecco sti cazzo di coniglietti. Alcune di loro sono state tanto stupide da entrarci dentro e finire completamente inghiottite. Ora sono certo che sarò all'altezza delle sue aspettative e riuscirò a portarle i risultati che desidero. Non ho capito niente. Non ho capito un bel cazzo di niente. Coniglietti. Cosa c'è qua per terra? Ah, l'orso. Un lupo. È un lupo? Lupo, sì, scusate. Un orso. È grande. Non è grande per essere un lupo? Però è un lupo. È chiaramente un sì. Lupo questo. Sì, però sembra un orso. Ha le zampe da orso, in effetti. Guarda gli artigli. Infatti è strano, capito? Sono strani gli artigli, infatti, così sono da orso, infatti, non sono da lupo. Non è... Guarda che visto così sembra... Cioè, se non guardi le orecchie sembra un orso. Mi sembra un lupo anche senza le orecchie. No, no, levagli le orecchie. Levagli... Purino, perché non guardare? Guardarle. A parte che è morto, quindi ne frega niente. E poi tra l'altro nelle cose di Ethan non era un lupo, era un orso. Però questo è un lupo. No, no, non è un lupo. Vabbè, allora non è un lupo. Ma Chris in mutande c'è la mod? Non lo so, è che qui da queste parti importa poco Chris in mutande. C'è da dire questo, c'è da dire. Però sì, è possibile che l'abbiamo. Sicuramente, fatto. Sicuramente ci sarà. Troppo qua siamo... a me relativamente, Matt. Diciamo che se c'è Al Cina o Chris, comunque io guardo Al Cina in tutti. Veramente, secondo me importa solo a te, quindi fidati. Esatto. Cioè, sa che importa solo a te.
La mia è una situazione molto particolare. Martina non si sa perché sta con me. Devi correre come se da questo dipendesse la tua vita? Perché... ed è così. Attenzione. Yeah. E se c'è il buco in mezzo che fa la pipì, penso? Può essere. Se no te la devi fare nell'armatura, è una tragedia. Io sono una... a me non me ne frega niente. Beh, in realtà me ne frega perché comunque preferisco le donne. Non lo so, sono in una situazione molto particolare. Però poi l'amore è amore, ragazzi. Non c'è paragone. Ride perché ha letto quello che ha scritto Matt, che interessa solo a te e a lui. Che stronzo. Lo sapevo io che era un bastardo. Lively now, aren't you? You should have put that effort into running. It would have made the chase. Sono loro i coniglietti. Sono le rose i coniglietti. It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. Oh mio Dio, ma perché? Ma che succede, Duca? Comunque... You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal. Rose, ma porca puttana. La richiuse. Goodbye. E scappa. Fortissimo. E lui è diventato così. Let's see how fast this. Non è veramente lui, però. Ma lui secondo me è un pezzo di merda. Io aspettavo solo questo momento. L'ho sempre creduto e sempre mi rimarrà il dubbio. Uccide i mostri o no? Di nuovo. Che sveglia, veramente. Cos'è quel fiore? Una domanda. Tra l'altro quella era la porta dove ci stava il duca. Sì. Il duca ha le sementi inaffidabili, sì, secondo me c'è qualche problema. Piacesse, lo dicono gli acculturati. Un pericolo. Lo sappiamo. Serve arma. Ma io sono l'arma. Pistola. Seriously? Where am I gonna get a gun? Tocca le mie parole. Alan Wake. What, like this? Che trick? Questo è il DLC di Alan Wake. Che succede? Sai che cosa dovremmo vedere? Se la pistola ha la fascia dura come ce l'aveva quella di Ethan. Ma vediamo. Dire spara. Ma che fighi che sono i mostri di questo DLC. Sono incredibili. Hanno troppa paura. Sono Otto. Fighissimi. Otto. Quanti colpi però? 4. Pure qui. Pure qui. Di nuovo. Maledizione. Tanta verità. Sì. Ah, lei mi è la stessa pistola, tra l'altro. Cioè, il modello almeno. Però non ha il là. Non è fasciata, no. Ma ha già caricato l'aumentato? Oh, non capisco. No, non sembra comunque. Però non pare normale, sembra non così è, modificata. No, però non è come il caricatore quell'altro, era no, più no, l'altro sporgente. Era Comunque lo dico per chi non ha mai visto Alan Wake, il DLC è identico. Cioè a livello di concept proprio. Ma non il coltello. No, quante cose vuoi? Ti ha dato la pistola. Vabbè, allora scusa. Ho capito, ma come facevi ad avercelo? Che cavolo so sti fiori? Aiuto. Andiamo di calpestare. Che roba che tutte le volte che ti avvicini fa la...
Danno il dito e vuoi la mano, esatto. Non si fa. Prendo tutto il braccio io. Ma sono rosa. Come mai? Lei è femmina. Ma che è vero, sono tipo rossi. Ma che sono rosa, che rossi. Ma è scolorito, non vedi che no, no, è ingiallito. Ma questa è rosa, dai, non ci provo. Non può essere un rosso scolorito, questo no, è proprio è rosa. Tipo, sembra un rosso stagionato. Rosso stagionato, questo è rosa. Dai, hai capito quello che intendo. No, ingiallito, no, raga, dai, capitemi, per favore, oggi tolleratemi così. Dovrò sparare? No, non gli sparare, non fare cavolo. Ma io non posso andare. Ah, su. Sì. Ah, sparare, però ci sono due porte qui. Prova a sparare. No, dovrei sparare. No, no, non sparare. Che devi sprecare i colpi? Oh, io ci ho provato, che ne so. E ieri sprecavi le granate, oggi sprechi i colpi, sei uno sprecone. Mamma, perché questo è matto? Tieni il cristallo purificante. Con sti coniglietti. Ma non ho scritto niente, non ho avuto il tempo. Posso chiedere una cosa senza che arrabbi? Che succede? Mi fai leggere il primo documento, quello quando stavo parlando con Veronica? Una cosa importante. Primo documento? Questo. E questo è il primo, è quello che dicevo della rete della muffa. Hai pure commentato, tra l'altro, la fine. Sì, infatti qua l'ho letto. E non pensavo di essermi persa roba, ma no. Appunto no. They're gone. Piglia sto cristallo. Sono inculata? Sì, c'è un fiore. Guarda, guarda. This must be the crystal. No, leggi prima. Un grosso cristallo che brilla di una pallida luce azzurra. Cosa? Oh, le maschere. Me ne ero già ci avevo fatto caso. Queste tra l'altro sono le figlie. Qui c'è un rientro dove è possibile inserire qualcosa. Ma no, le figlie. No, Purelle no, è morta gente. Una. Quante? Sono quattro lì, madonna. No, gente. Quello è Miranda. No, quello è il quello è il Duchi. Ti pare il duca questo? Sì, guarda che il duca c'ha la stessa maschera. Sì, vabbè, però il resto mi pare diverso. A parte la maschera. È il duca. Oh, ma perché mi devi sempre contraddire? Le discepole bramano le proprie maschere, bronzo, argento, oro, che la luce possa brillare in virtù di questo decoro. Bronzo, argento e oro. E cose sessi, uccisioni. Ma non ho capito, ma perché? Secondo te, perché? Matt... Poi dire che è il duca quello. Diglielo. Ma quello è palesemente il duca, la stessa maschera. Atrio principale. Perché non salvi? Non sto salvando. Non è vero. Non è vero. Non mi contraddire, non è vero. Era un duca che cambia genere quando vuole. Beata a lui. Come, tipo Ranma. E come i rospi. Che figa la natura, ragazzi. Hai visto che ultimamente ti sto mandando un sacco di rospi? Sì, come mai? Perché sono così carini. Li amo. Finalmente. Aspetta tutto questo tempo. Per i rospetti. Mandami i rospetti, le scimmie. La mia vita è così. Ciao, prof! Ma buonasera! Buonasera, prof. Buonasera, buonasera. Ma questo è un fucile! Mettere una chiave. Ma non ho niente. Sono cazzo inquietanti quegli occhi. Che vede la verità attraverso i suoi tre occhi. La chiave? È una chiave quella. È una chiave. Era facile. Senza buonasera. Tutto sto giro girello. Io avevo un rospetto che avevo chiamato Le Goff. Allora, la sua vita. Da avevo mi fa piangere. Cioè, se io penso ad avevo, già mi viene da piangere. Ok. Detto questo, il mio sogno. Cioè, io voglio troppo... un rospetto. Voglio di quelli un Legoff. Di quelli tutti cicciottini che girano adesso su Instagram. Ora sto seguendo una pagina. C'è questa specie particolare di... Tra l'altro che tazzone, guarda che roba. C'è questa specie particolare di rospo che mi fa sentire male, bellissimo. Tutta la mia vita, veramente. Qui c'è il cortile. Mm-hmm. E c'è una catena. E serve un... Mi serve tutto. Serve qualcosa.
Taglia la catena. Sparalo. Sparalo. Vedi, vedi che c'ha la maschera di quella statua. Sì, ho capito, ma solo quella c'ha. Lo psicopatico mascherato. Quell'orribile gigante mascherato mi ha scatenato contro altre creature. Preferisco di no. No, grazie. Se Michael non mi avesse dato una pistola, sarei diventata cibo per mostri. Chris e Kappa mi hanno costretto a seguire un programma di addestramento di base, ma non avevo mai dovuto difendermi prima d'ora. Porella. Devo trovare quel cristallo e filare. Ma perché lei ha dovuto fare l'addestramento di base? Beh, comunque lei è un'arma. La staranno addestrando ad essere... Un'arma. Un'arma buona. Via di merda. Da pranzo. Come mai abiti lì su? Proprio lì in quelle zone. Terribile sta cosa. Quanto egoismo nelle mie parole. Madonna, ma che paura che fanno pure i suoni. Ma sono terribili. Sono veramente... Aiuto! Sono veramente terrificanti. In quelli. Madonna, sono tremendi, mi fanno venire i brividi. Io un botto. I miei genitori mi hanno voluto fare questo dispetto. Metto uffi truffi. Andiamo in cucina, che è il luogo che ci appartiene. Basta, l'ho detto, adesso non parlo più per tutta la live. Dai, chiedo scusa. Meno male. Questo. Ero in cucina rosa, fammi un panino. Allora. Perché mi fai... Vuoto! Come vuoto? Matt! No! Sono... indignatissima! Oh, le tronchesi, vedi? Rosa. Ma lo vedi che è tutto rosa? No! Ma cosa no? È rosa! È rosso stanco. Strumento per tagliare le catene. Tiè. Guarda che rosso stanco che è. Io non ce la faccio, raga. Non ce la faccio più con voi, È chiusa dall'altro lato. Chi l'ha chiusa dall'altro lato? Io solo penso che mi devo mettere a dormire, così imparo a non voler venire. Matt, non è colpa mia. Se io vengo con Ale su, poi quello torna con l'ex. Io come faccio? Perché devo tornare? Io poi come faccio senza Ale? Lo spieghi? Quello poi gli vengono le fantasie strane e poi torna con l'ex. E come facciamo poi? Io piango. Ma mi porto in posti sicuri. Va bene. Vieni qui. Mi fido, Matt. Così non corre. Va bene, mi fido. Ditemi fido, Matt. Un aiuto. Potrebbe aiutarti, ma perché te traducono male? Non posso. What? So I'm on my own? Great. Forse nel DLC ci svelano la faccia di Ethan. Ma vedremo. Quindi tu dici che è Ethan che ci sta aiutando. Va bene, Matt, io ci sto a questa proposta, calcola. Peccato che cioè ci sono dei problemi sostanziali. Lei preferirebbe che foste tu una lei e una lei e un'amorosa, capito? Cioè, quindi insomma. Però l'amore è amore, come dicevo prima, saffica. Quindi per me va bene così. La accetto comunque. Io purtroppo questo problemino metto. Tu mi vedi accompagnata, ma non si può avere tutto, c'hai ragione. Ah, vedi, ci fa... Uno strano bozzolo schifoso. Adesso te ne sei accorta, è tipo il 60esimo che vediamo. Paro? Non gli devi parare. Però c'è un vaso, questi si rompono in no, teoria. Ma come... Ah, è ora di staccare, mannaggia. No, ma io sono devastata da questa idea. Abbiamo giocato pochissimo. Beh, devo arrivare al salvataggio, sennò non posso staccare. Ecco, meno male. Questo. Io voglio sparare. Ma pare che sono tutte connesse. E i vasi si rompono di solito. Tutti i capelli connessi. Capelli? Capelli delle signorine. Fanno il giro. Ah, questi del vaso, non avevo capito. Io... che il fiore c'ha proprio i capelli. Infatti non capivo. Pianta verde?
sempre stato. È vero. Anche nel gioco base. Anche questo. Cortile. Ma in sala da pranzo hai dimenticato roba? C'è la chiave da inserire nella fessura, ti ricordo. E dici te la considerare come sì, rossa? Sì, sì, è un oggetto da prendere quello. Cioè perché c'è il fucile dentro. Ah, perché c'è il fucile dentro, certo. Sì, però Andrea non ne vado in qualche modo. Cosa mi serve? Oh, devi aspettare! Allora, ma perché mi devi far nervosi? Maschera bloccata. Rompi nucleo. Core. You mean that gross lumpy thing? How am I supposed to break it? Usa i tuoi poteri. My powers. I literally came here to get rid of them. Beh, ho capito, l'ultimo sforzo. Unico modo. Però è strano che lui conosca i suoi poteri. Okay. Se fosse veramente Ethan. But how? What am I supposed to do? Serve amplificatore. What's that? Vai avanti, attraversa porta. Guarda, abbiamo appena iniziato, prof, però sembra figo. Sembra molto carino. I mostri sono incredibili, cioè fanno una paura veramente incredibile. Sì, bellissimo. Anche i suoni, i versi che fanno sono eccezionali. Che avranno una sorta di memoria condivisa. Sì, sicuramente, però non so se l'ha mai usati. Usati tanto da. Puoi arrivare alla maschera. Ah, sono arrivati... Ragazzi, se vi interessa, sono iniziati i nuovi sconti su Amazon. Vi serve qualcosa? Date un'occhiata. Tipo un cavetto piccolo HDMI. Io devo cercare un cavetto da 12 cm, quindi un pene medio. Anche meno, se possibile. HDMI. Se voi sapete dove posso trovarlo... Non ce la faccio. Non ce la faccio, veramente. È una cosa buona. Infatti... Credo che sia un effetto di luce. Paragli, no? Io sono scemo, eh? Certo. Figurati. Giro, giro, tondo. Quanto è bello il mondo. Nel gioco base... Ma è finito di girare! Stai girando da un'ora! Perché qui c'erano le erbette che si nascondevano. Ma mi lasci esplorare in pace? Che coglioni! Sto dicendo che dobbiamo regalartelo noi. Se vi va, guarda, se mi donate 5 euro me lo compro. Pazzo, che poraccio, guarda. No, raga, veramente, cioè, sono passato dal non mi serve un cazzo a mi sono dovuto comprare un cavetto HDMI, mi serve un altro cavo HDMI, ho comprato uno Switch che non posso utilizzare perché mi serve il cavo HDMI. E che palle! Tutto questo perché ti sei comprato il televisore nuovo? Tutto per il televisore nuovo, incredibile. Che hai acquistato, quindi. È vero. Maledizione. Spendere i soldi potrà spendere altri soldi. Ad oggi vado un'offerta per un Hisense sempre. Come questo, però, è la versione 56 pollici. 56 pollici. E... a 300 euro e qualcosa. Ho detto, porca puttana, mo lo devono comprare, lo mettiamo sotto al posto dell'altro. Non c'è stata storia. Ma vabbè, ma funziona quello sotto. Perché ma dobbiamo passare finalmente a 4K. Ho capito, però. Tutto torna. Siamo ai limiti della poracitudine. Guarda, sto mese Matt è andata proprio male. Male, male. Dove c'è 548 followers, se mettiamo tutti un euro ce la facciamo. Peccato che di basta un centesimo. Di questi 548 followers a 544 gli siete sbattuto il cazzo di me, però. Cioè, non sanno manco chi sono, probabilmente. Non so neanche perché si sono followati. Mi ricordi che ti devo dire una cosa? Dopo? Mm-hmm. Una cosa privata, quindi. Mm-hmm. Una cosa che mi farà male? No. Mamma. Che incubo sia. Non sono dei veri ami. Lo mette qua? No. Assolutamente no. No, siete gli unici amioi veri. Perché non ti ami? Lo penso anch'io. Però hai capito? Sono contenta che tu abbia capito. No, io non ho capito niente. Questa non si apre, credo che tu abbia capito. Sì,
100-100, poi 100-100 è svalvolato. Le signorine. Però non sono. Che cos'è quella cosa là sopra? Ah, beh, no, tocca sempre spaccare sto flower. Erano i power. Dobbiamo andare dove diceva di andare. Dov'è che non si apre quella? Andiamo a vedere. No, ti prego, mi spara. No, no, perché devo sparare una porta? Vediamo se si apre. Dove gli spari? Che cos'era quel rumore? Ah, proprio manco di fa interagire, però. Manco lontanamente. Niente, entriamo qui allora. È l'unica porta accessibile, direi. Io chissà se ci sono i tesori da prendere come nel gioco base. Aspetta, di no. Aspetta. La no, rose. Non c'è neanche la sezione. Nel menu. Una piccola rose. Questi occhi mi mettono paura. Ma quanto è Silent Hill sta cosa così? È un botto, mi fanno proprio cagare sotto. Che cos'è lì? Che cosa c'era lì? Vabbè. Qui a sinistra. Ah no, è questo, è l'icona. No. Che... te lo giuro, era quella. Ci devo mettere negli occhi le dita. Ti cieco così si apre. La qualunque adesso ti fai il problema di sparare una porta, infatti, ma che vuol dire? Alzo. Piccola. Secondo me prima o poi si alzano questi. Dici? Sono nemici? Il Etacavior. Etacavior. Il terrore c'è sempre. Guido. Ma è tutto diverso. Ah, posso già creare la roba. È tutto antico. Un po' strano. Cosa ha senso? Posso combinare questi oggetti. Ma lo sappiamo, pianta amico. Verde più fluido chimico, polvere da sparo più fluido chimico. Potrebbero esserci altri oggetti da combinare. Devo fare il possibile per sopravvivere. Senza Alcina questo castello non sa più di casa, è vero proprio, guarda. Non sarebbe male vedere Alcina uscire da una porta così. Buongiorno. Buongiorno. Sono Alcina Dimitrescu. Dimitresc. Alcina. Si apre. Ti devo cagare sotto? No, semplicemente ti sta dicendo che non puoi passare. Alcina Dimitrescu. Sta fa... Ma sta ciucciando. Oddio, che brutti. Oddio, come cammina sto... Che ammunizione. Madonna, fanno veramente paura bruttissima. Ma senti che suoni. Mi fanno proprio ti giuro, mi fanno venire i brividi proprio. Sono proprio brutti. Non fate in tempo a salvarla, mannaggia. Falletta al bagno. Madonna. Incubo. Mamma mia. E mi sa che quando finiscono il ciucciaggio poi diventano... Non lo so. Diventano quei cosi. Che cazzo è che fa questo... Ah, beh. Un plop. Che crea le munizioni. Hai solo 8 colpi. Hai 10 colpi. 10 colpi solo, 10. È là? È lo? Visto? Madonna, ma che siamo scemi! Ma io mi sono parato. Ma ti ho ucciso? No, ti pare. Non riesco a pararmi in tempo. Ma basta ciucciare. No, fanno veramente cagare. Mi creano disagio.
Non posso usare. Mira impeccabile. Soluzione medica con R1. Non mai. Abbiamo due colpi, raga. Due colpi. Oh, ma qua ti pare facile mettermi là sto gioco? Ti assicuro che è tutto tranne che facile, soprattutto con i nemici. Come si risente subito? Sì, sì, soprattutto con i nemici che... Sì, perché io sono un asso a mirare. Vabbè, sei un sasso a mirare. C'ho belli. Secondo me sì, è che devo fa? Dobbiamo andare di qua o di là. Sono robe. Ma di certo puoi entrare. Sarà chiusa? Ad attesa, biblioteca. Io vorrei esplorare però. No, devi aprire quelli e provare a vedere. Magari trovo delle munizioni. Esplorazione di merda. Ma io mi ero peggio di te, Amio. Con una polvere da sparo ci faccio le... E questo piedino, piedino. Che faccio piedino, piedino. Pararli. Tanto non puoi andare lì. Vai a sinistra, vai sì. Vai a sinistra prima! Oh no. Oddio, scappa! Scappa! Ma è solo arrabbiata. Guardiamo per terra, guarda per terra. Ah, non si può. Quindi qui le porte si aprono, ma non ci facciamo niente. Eta. Eta Cavior. Salire. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Ma qua è... platform. Oh! Io che paura, io sarei caduta. Ora di staccare. Vernice Yalla. Secondo me qua si va avanti. Stiamo facendo un grosso errore. Ma noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo trovare i poteri. Tanto poi dobbiamo tornare indietro. Una volta che abbiamo i poteri. Un posto così bello rovinato da questa mina. Infatti. Sei chiesa. Quanti libri? La soffitta non l'avevamo vista. Sì, sì. Ah, è vero, sì, 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 no, no, hai ragione. La soffitta... Ho visto l'asciugamano che è poppato, eh. Vado. Vuoi sparare a fiore? No, mi sa che non serve a niente. Guarda. Com'è? Quella di Zanna, eh? Quella di Zanna Foti, eh? Se tu metti il dito... Non c'è più il dito. È Zanna Foti. Tartaruga sassi. No, si chiama tartaruga zannatrice perché ha zanna. Veramente? Lo so. E allora? Mai chiami tartaruga assassina? Un'assassina? No. No, adesso. Questo. Andiamo. Va bene, lo prenderemo la prossima volta. Dobbiamo. Un calcio al cesto. Eccoci qui. Amici, bello bello comunque. Molto carino. Sì, molto molto carino, fatto molto bene. Come sono rosso.
Speriamo sia anche bellino di trama, che ci spieghi qualcosa di decente. Di sostanzioso. Sì. Che magari faccia da collegamento con Resident Evil 9. Che ci faccia qualche anticipazione. Amici belli, grazie per averci fatto... Vabbè, no. Giovanni migliora, è solo che è un'ottima cosa. Se per adesso già è bello. È già molto figo. I mostri sono incredibili. Un design incredibile. Veramente figo. Mamma mia. Ecco, grazie... ti intendo fra poco, perfetto. Grazie per averci fatto compagnia, amici belli. E noi ci rivediamo dopodomani, sabato. Allora, in teoria questo sabato non dovrebbe esserci il Tarta, quindi... ci vediamo sabato con Resident Evil Shadows of Rose. Tororini. E Tororini. Nuovo. Di nuovo, esattamente. Mannaggia. E probabilmente... dura se, poco, purtroppo. Se dura così poco, poi è possibile pure che lo giochiamo tutto sabato. Vi farò sapere. Per vedere, non vale. Ma guardo Markiplier al volo. Ma no, guardiamo su coso. Buonanotte, fate i bravi. Buonanotte.